Buongiorno, sono le 9:05. Io mi sono fatta una pettinatura un po' così alla cavolo di cane, uno scignonnala come viene viene. E mi sono truccata, vestita, sistemata perché fra poco devo uscire. Ho un colloquio di lavoro a Pisa e per fortuna non si vede, ma c'è un sole meraviglioso, c'è un sole bellissimo. E questo è il mio outfit. Mi metto in piedi così lo vedete. Questo è il mio outfit, molto tranquillo, con le scarpe, si vedono? Eccole qui. Con le scarpe normali, cioè sono vestita abbastanza tranquilla. Mi è scivolato il telefono. E niente, vado a mettermi il profumo e poi usciamo. Ah, mi sono messa anche una collanina, così. Niente, usciamo. Sono tornata a casa. Sono già tornata da un po', ma ho portato Kira fuori, così ha fatto i suoi bisognini. Sto facendo le scale. Topi, dove vai? Cinque minuti sdraiata, poi che ore sono? Manca 20 a mezzogiorno, tra una mezz'oretta metto sull'acqua per la pasta. Inoltre, per chi se lo stesse chiedendo, mi sono sciolti i capelli. Belli, i miei capelli appena lavati, profumosi. Dicevo, per chi se lo stesse chiedendo, oggi stamattina ho avuto un colloquio e per una pasticceria, per andare a fare la pasticcera, una pasticceria artigianale. E mi hanno detto il classico, le faremo sapere. E io già sono andata stamattina senza false speranze, perché tanto lo so che è un casino trovare lavoro al giorno d'oggi. Però mi hanno detto, gli ho spiegato un po' le mie esperienze, ho parlato con il tizio, penso sia il responsabile della pasticceria. E niente, mi hanno detto se saremo interessati la contatteremo tramite l'agenzia interinale. E incrociamo le dita. Perché mi trema sempre la mano. Topina? Kira? Saluta Topi! Ciao! Ciao a tutti! Amore mio, ma che mulettino! Ci metti a fuoco. Per pranzo abbiamo pasta con questa salsina che è. Non è vomito, tranquilli. È una salsa di tonno che ho fatto domenica sera perché avevo fatto i vol au vent per antipasto e per me e Simone. E siccome era avanzata, scusate. Siccome era avanzato, ho detto piuttosto che buttarla via o farci qualcos'altro, mi metto in frigorifero e ci faccio la pasta appena posso. È semplicemente tonno, maionese, capperi e niente sale, perché il tonno che avevo preso era già salato. Che ho preso quello sotto olio, non olio d'oliva. E un pochino di olio di semi di girasole, giusto per dargli un po' di corposità. Avete detto voi? Sì. Ciao. E tutti si vede. Sai che mi si vede? No, vedi, c'è la luce. Perché sono un angelo, ho la lune angelico. Cattivo. Com'era la pappa, amore? Improvvisatissima. No, vabbè, la Oddio. separazione l'abbiamo già fatta. C'era già la separazione pronta. Sì, però, cioè, nessuno si aspetterebbe mai di fare una pasta con una salsa già fatta da me. Ai 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 ai. Io non voglio rifare non ti niente, io incazzare. non voglio rifare nulla. È Però nuova. purtroppo devo uscire. È nuova. Guardo. Devo Semplicemente un po' di uscire voglia stesso. ti è, dai. Mi sento più invogliato che stai Sì, guarda questo alone angelico intorno. Però devo uscire lo stesso. Mi fai male. Guarda se c'è qui. Grazie.
Solo loro due possono fare tutto questo casino. Ci fai una saltata, li appesantita se diventa. Ci crede un bottinello. Cioè, devo uscire per forza stasera. Ora. Ora quel cacchio, è 1:15, chi esce? Verso le 3:30. Perché voglio andare a sentire per quella beauty room alla gardenia. E poi mi devo comprare le salviettine struccanti, perché sennò questo trucco non me lo leverò mai. Kira. Amore mio. Mi dà tanti bazzi. Kira. Guarda qua. E guarda là fuori, c'è un sole meraviglioso, ragazzi. Kira. Dai un bacino alla mamma. Sguardi d'amore tra me e lei, sempre. Questa fama la prima vista quando l'ha presa. Bellissima. È ancora bellissima. Kira, guarda qui. Guarda qui. Kira. Ma chissà cosa sta fissando. Perché sta fissando la finestra laggiù? Questa qui. Ma non ha idea di cosa stia fissando. Cioè, ogni tanto lei si impunta, si tira tutta su, tutta impettita, con il collo in su, e fissa. Ma anche quando è in camera lo fa. Il bello è quello, ma il bello è che non c'è cani che abbaiano, non ci sono piccioni che volano, non ci sono uccelli di nessun genere. Mi piacerebbe sapere cosa fissa. Amore, viva, guarda la cuglianina nella mamma. Oh, non ho un bottino, la mamma. Lei punta la cuglia. Topina! 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 Hai visto però, se la chiamo Topina si gira, guarda! Amore mio, è un pelo morbidissimo, guarda, è tutto vellutato. Poi guardate come sta. Mi si butta sul seno, perché poi fa male, dopo un pochino. Mi si butta sul seno o sullo sterno, appunto, come sta facendo ora. È proprio... ferma proprio sullo stesso punto e da una annoiissima. Kira, amore, no, Kira dorme. Amore mio, fa tante nanne, fa tante nanne. Kira, ma che mugettino stanco. Ma che musettino stanco. Ma tutta stanca, pezzettina. Povera Topina. E io mi sa tanto che fra pochino la seguo. Che io è dalle 5:30 che sono sveglia. Avevo provato anche a riaddormentarmi, ma non ce l'ho fatta. Mi sono alzata praticamente alle 6. Mi sono svegliata alle 5:30, mi sono alzata, sono andata al bagno, ho fatto la pipì e mi sono rimessa a letto. Sono stata fino alle 6 a rigirarmi nel letto perché non riuscivo a prendere sonno. E sì che mi sta venendo il classico, c'è anche la copertina così, perché fa freddo. Non è arrivato il freddo finalmente. E dicevo, non ce la faccio. Non esco, al limite più tardi prendo la macchina e vado alla Lidl a prendere quello che mi serve. Volevo anche vedere magari se alla Lidl avevano, già che ci sono, così mi si vede meglio, un po' così. Volevo vedere se c'erano degli snack, che sono delle verdure fritte, ma sono buonissime. Sono buonissime, sono leggeri. E sono degli snack, uno snack a base di pastinaca, barbabietola e carote, cose, a parte le carote che mi piacciono da morire, cose che le barbabietole non le ho mai mangiate, la pastinaca non l'ho mai assaggiata in vita mia, e sono leggermente salati e croccantissimi, e essendo verdura, anche se è fritta, ma sono anche abbastanza salutari perché è verdura, se andate a vedere le etichette dietro dei prodotti di questo supermercato, non ci sono agenti chimici all'interno di nessun pasto preparato da loro o confezionato da loro, cioè anche il pane lo fanno loro, è una cosa stupenda.
che niente, mi sa che mi vado a sdraiare un pochino sul letto, o rimango anche qui in poltrona, mi guardo un po' di video su YouTube e poi magari esco più tardi verso le 5 più o meno. Buonanotte, ciao ciao. Sono rientrata a casa, ero come al solito, se mi sentite che c'ho il fiatone è perché quella stupida di Kira, invece di camminare quando è fuori, lei tira come un'ossessa, tira come un'ossessa e mi fa correre. È sempre così, sempre, sempre, tutte le volte. Insomma, dicevo, sono tornata a casa, siamo state un bel po' fuori, perché siamo uscite, sono le 5 e un quarto, siamo uscite, mancava un quarto alle 5, sì, che una mezz'oretta buona. Ora gli lavo la pettorina. Vieni, topi. Vieni, ci leviamo la pettorina. Dai. Una e una, due. Alza la zampina. Brava. Lei poi è una cosa spettacolare perché guardate che bel tramonto. Non si vede. Così si vede meglio. Guardate che belli quei colori. Sono bellissimi. Meno male che oggi è venuto un po' di sole perché è più di una settimana. Ah, un attimo, ceccia. È più di una settimana che piove. E ora gli sono venute le ruzze a Kira. Topina! Dov'è la pallina, amore? Tippala! Prendila! E è una settimana, più di una settimana che ha piovuto. Ha fatto dei danni assurdi in tutta Italia. Ho visto, soprattutto al nord, ha fatto tanti danni. E infatti sono scioccata dal clima che stiamo avendo in questo periodo. Cioè io ora non fa nemmeno caldissimo, perché ci saranno 16 gradi, 17 gradi, sicché non fa caldissimo. Solo che c'è un'umidità pazzesca! C'è un'umidità pazzesca, è una cosa incredibile. Un'umidità così non c'era nemmeno a luglio. E a luglio ha fatto il tempo peggiore che qui. Ci sarà tipo l'85-90% di umidità, che è una cosa inconcepibile il 19 di novembre, no? Comunque, non pensiamoci. Sono stanca. Io ora devo aspettare Simone, perché sennò lei poi rompe le palle parecchio. Sì che io ora devo aspettare Simone, che non so a che ore esce. Poi devo andare alla Lidl a prendere le ultime cosine che mancano per stasera e i miei snackini di verdure fritte. Speriamo di trovarle. Le volevo prendere sabato, erano già finite. Cioè, il bello è che poi ci sono andata anche tardi, perché Simone è uscito all'1 da lavorare, che lui di solito il sabato se va a lavoro esce alle 11. Sono andata e non c'erano, c'era solo la pastinaca uguale, fritta e condita con miele e pepe nero. Non è nemmeno salata, è buonissima. E mi sono detta, ah, caspita, ma l'ho preso io per una volta e l'hanno presi tutti, perché era proprio finito. Cioè, non c'era più nulla. Non me ne sono capacitata. Come sarei con i capelli corti? Onestamente, così. Con i capelli a questa altezza. Così, a questa altezza, no. Tanto poi appena posso mi li vado a tagliare, perché mi sono rotta le scatole di capelli lunghi. Li porto da tutta la vita i capelli lunghi e adesso basta. Allora, queste sono le vegetable crisps che vi avevo detto prima, che queste le trovo alla Lidl. Sono delle twill di verdure, che sono patate dolci. Qui dentro c'è la barbabietola rossa, la pastinaca, la patata dolce e la carota. E sono buonissime. Davvero, ragazzi, se andate alla Lidl e le trovate, ve le consiglio. Sono ottime come snack e sono strabuone.
E poi ho preso queste della Isire, sono salviettine struccanti, però sono anche toni, hanno anche un'azione tonica e rinfrescante. Le proverò e vi farò sapere. No, non è vero, non le conoscevo quelle. No, quelle no. No, ho sempre usato quelle, o quelle della Licia o quelle della Fria. E mi ci sono sempre trovata bene, perché struccano bene anche... Guarda che puoi anche farti vedere, Posso anche, ma... Infatti ora ti stai facendo vedere. Oh, cacchio. Ma te mi stai facendo vedere, cioè... Sì, ma perché stavi parlando, non ti si vedeva. Oddio, sono sfatta. Sì, Sì. Saluta! In English? No, poi ve lo devo far vedere quel video, no, ragazzi. No. Lo metterò sulla pagina di Facebook. Però no... Se c'è, che si ha mangiato? Non lo so. C'erano già quei coriandoli quando sono tornata da lì del primo. Non ho idea di cosa sia. Ah, forse il foglietto con i numeri per la normalizzazione della 3. Se l'hanno mangiati tutti, insomma. Sì, si è mangiato tutti i numeri, ci avremo un giorno in matematica. Io mi accendo la tele intanto, eh. Oh, Dio mio, la cosa bella è che non è che sono stanca perché ho fatto, sono mossa, ok. È solo che con l'umidità che c'è, come ti muovi 30 secondi, amore? Vabbè, ora a quest'ora insomma... Sudi! Sudi in una maniera paurosa! Quest'ora mi è tanto, sì. Se fatto, poteva qui. Vabbè, ma comunque è sempre caldo per essere a novembre. Sì, certo. Tutte le volte che torna dal lavoro è la solita storia. Ma la cosa bella, guardate. Prova a liberarti. Niente, non ce la fa. Ho preso la ciccia. Prendi anche la ciccia. Tra pochino li prende il momento smattamento, lo sai, vero? Ma ha sempre voglia di giocare questa topaccia. Ehi! Cioè, volevo farvi vedere solo gli ingredienti di queste chips di verdure. Cioè... Semplicemente pastinaca, patate dolci, barbabietole rosse, calote, olio e sale. Questo è il contenuto. E ve le faccio vedere. Allora, questa è una carota. Ne prendo una manciata, vediamo un po' se c'è un po' di tutto. No, queste sono solo carote. Hanno messo più carote che altro. Vabbè, comunque c'è tutto. E sono davvero buonissime, sono croccantissimi. E le può mangiare anche Kira perché sono semplicemente fritte, quindi non ci sono problemi di conservanti, additivi chimici, assolutamente nulla. Buone! E costano anche poco. Stasera ho un po' barato per la cena perché non ho cucinato io e nemmeno lui. Però siccome non avevo tanta voglia, ho fatto i fish burger e i... Cordon bleu! Che questi sono della Pam, sono buonissimi, belli, pieni formaggiosi. A me i cordon bleu formaggiosi mi piacciono da morire. Qui dentro invece è il classico fish burger. Il paninozzo, un bel paninozzo con la sottiletta, il fish burger, l'insalata e la maionese sia sopra che sotto. Però no, però per consolarmi guardo Cucine da Incubo, cioè che sto messo peggio di me. Abbiamo finito di cenare e ora ci guardiamo le iene. Le iene, devo confermare, chiacchiera.
ci vediamo ieri. Perché devo chiacchierare di voi? Perché ci sei anche te nei vlog. Che... Non mi ci metti a mia, a mio discapito e a mia insaputa. A tuo discapito mi devi dire a discapito di cosa? Perché sono timido. E questo ti avete aiutato a affrontare la timidezza? Devo decidere io, non devi. E invece lo decido io, il canale è mio, decido io chi c'è all'interno di canale. Guarda che sono sentita questa cosa. È così. Non lo so, però si è sentita. Una panciona. Guardi mamma. Allora, guardi, non si può. Non sa nemmeno lei cosa vuole fare. Cosa cerca di dire? Mamma è qui. Vieni, 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 vieni. Vieni, Kira, vieni da mamma. A Brandelli. Questa è la strada, sì. La casa è la. Comunque, vi diamo la buona. Aspetta, mi tiro un po' più su. In questo tratto qua. Vi diamo subito la buonanotte. Perché poi basta, è anche finito il vlog. Quindi buonanotte a tutti, non vedo l'ora di tagliarmi i capelli. Non ce li avevo così lunghi da almeno 7 anni, almeno, forse di più. Ciao, buonanotte, vediamo al prossimo video.